siamo a Zipaquirá, in Colombia, nella cordigliera orientale delle Ande. Qui è nato Edgar Bernal, colui che ha vinto il Tour de France nel 1919. Colombia è un paese cattolico e i presepi vengono allestiti un po' ovunque. Un locale particolare con vecchi oggetti. Questo che vediamo è un jukebox. Serviva per ascoltare musica nel secolo scorso. Si chiama l'asado, carne di manzo che viene cotta a fuoco lento. Ci apprestiamo a visitare la cattedrale di Sale, un villaggio di povere case nelle vicinanze della cattedrale di Sale. Accesso nella miniera di sale. Questo ambiente è un richiamo al Golgota. Siamo giunti alla cupola della cattedrale che qui simboleggia il cielo. L'italiano Ludovico Consorti ha scolpito in pietra arenaria l'angelo protettore della cattedrale. Queste immagini sono tutte fissate nel sale. Siamo a 180 metri di profondità e questi lampadari danno un tocco di eleganza in questo posto particolare. E questa la cattedrale realizzata nel sale più grande al mondo. Anche il presepe è stato realizzato esclusivamente con il sale.
la croce di sale più grande del mondo, è alta 16 metri per 10 di larghezza. Una scena della Cappella Sistina. In questo luogo la cattedrale è alta 20 metri. È stata realizzata in un tracciato lungo 1 chilometro. Ci apprestiamo a seguire la messa, evento irripetibile, nella cattedrale di Sale di Zaki-Pirá. Siamo nel pueblo di Zipaquirá e questo che vediamo è il municipio. Il piccolo centro ha un bellissimo aspetto coloniale. Un parco per adulti e bambini. Il paesaggio della Colombia nella cordigliera orientale. Thank you.